Approda a Teramo l'associazione Guido Carli. Oggi ci sarà la presentazione di quello che, a detta di tanti che hanno avuto il piacere anche di ricordarlo operativo, è un appuntamento da saper leggere. Beh, è un appuntamento innanzitutto che ci rende orgogliosi, questo senza infingimenti e senza enfasi, perché non è casuale che l'associazione, diciamo, abbia scelto Teramo come sede regionale. Non era scontato, c'è stata una interlocuzione serrata, e questo è sicuramente un senso anche della ripresa di un'autorevolezza, mi permetto di dire, che con questa investitura noi sappiamo essere importante, sappiamo essere onerosa, e quindi cercheremo di ricordare e di compiere anche, diciamo, delle azioni positive e concrete che possano essere nel solco di una grande tradizione liberale, cattolico popolare e riformista che, insomma, Guido Carli ha interpretato in maniera magistrale nel dopoguerra fino agli anni in cui poi purtroppo è venuto a mancare nel 93. Quali saranno le iniziative prossime, o comunque quale sarà la prima iniziativa a seguire? Ma innanzitutto noi, con la regionalizzazione, abbiamo inteso dare un senso di prossimità ai territori. L'Italia non è la Francia, l'Italia è il paese dei comuni, e ovviamente questo è un concetto che dal Medioevo in poi si è sviluppato, ed è un paese con fortissime caratterizzazioni localistiche, per cui merita di essere osservato nei fenomeni economici, politici e finanziari in ogni singola regione. Questa è la ragione per la quale abbiamo ritenuto che ci fosse necessità, sotto il profilo, diciamo, localistico, di avvicinarsi ai territori. E questa è la regionalizzazione, che poi è la sesta in ordine temporale, dopo essere sbarcati in Lombardia a Milano, a Genova, in Liguria a Genova, a Ferrara per l'Emilia Romagna, a Bari per la Puglia, a Cosenza per la Calabria, ovviamente a Roma c'è la sede centrale, era importante che l'Abruzzo si distinguesse e che avesse anche qui un osservatorio preferenziale. È chiaro che l'ambizione è di fare un paio di convegni di portata nazionale che però abbiano una vocazione regionalistica e che quindi siano vicini a dei temi economici o di finanza o di politica economica che abbiano interesse a cuore le sorti di questo territorio.